Si può studiare leggendo uno schermo? No. Risposta sintetica mia, che dal 1980 sono un professionista della pubblicità. No, non si può. Sono un comunicatore, lo vedi in tutti i miei video, lo capisci da come scrivi i miei libri e infatti consiglio sempre di leggere i miei libri in versione cartacea, perché li impagino io in modo che ogni pagina contenga uno sviluppo di alcuni concetti e in modo che la pagina di destra e la pagina di sinistra insieme costituiscano un'unità che tu guardi, così ti soffermi. E la successione delle pagine sviluppa il discorso e la successione dei libri sviluppa il discorso necessariamente nel tempo lento. Necessariamente nel tempo lentissimo dell'apprendimento. Così si impara. Ho spiegato bene questo concetto tantissime volte. L'ho spiegato anche in questo libro intitolato Osserva, capisci, agisci, volume 4, con le domande di come la vita quando ti sorride. Lo so che siamo nell'epoca dei ragazzini che sanno tutto di comunicazione. Ma io conosco due cose, se permetti. A proposito del fatto che non si può imparare da uno schermo, ti voglio leggere quanto ho scritto a pagina 75. Si può imparare da uno schermo a condizione che si sia capaci di decodificare un testo cartaceo. Ma se si impara a leggere dallo schermo, attirati dai colori, dalle immagini, dai video, dai suoni, dagli effetti speciali, e se si pretende che l'informazione sia erogata esclusivamente in modo accattivante, per tenerci incantati, allora non si sviluppa la capacità di astrarre i concetti appresi. La memoria si riempie di suggestioni visive, che vengono considerate i contenuti. Il che non è vero. Perché non si può realizzare un video che in pochi secondi, con ritmo frenetico, spiega l'evolversi di un ragionamento che dura da millenni e che non è ancora arrivato a concludersi. E già, la matematica alla base della nostra società non si spiega in pochi secondi in modo divertente. E nella matematica e nella fisica ci sono degli sviluppi che ancora non hanno raggiunto la soluzione definitiva. Siccome matematica, fisica sono alla base della nostra società, quello che tu ricavi da un video in pochi secondi che ti diverte è soltanto divertimento, ma non è comprensione. Quindi si può imparare da uno schermo? No, assolutamente no. A meno che tu sia già allenato tantissimo da decenni nella lettura di testi cartacei, dove appunto lentamente leggi e devi collegare le pagine, come ti ho spiegato prima, nella tua memoria devi astrarre i contenuti, conservarli nella memoria, tenerli in sospensione. Nell'antica Grecia si usava il termine epochè, sospensione del giudizio. Quindi si mettono i concetti in epochè. La mente può fare cose straordinarie. Io l'ho scritto anche nei miei libri, l'ho spiegato. Ho dei concetti in epochè da decenni. Ho combinato concetti in epochè dopo decenni. Quindi altro che comunicazione veloce, video brevi, tutto sbagliato, quanto dicono i, tra virgolette, presunti comunicatori attuali dell'epoca di Internet.
Mettendo in epochei concetti presi da più fonti e ragionando sopra, in modo che oltre all'apprendimento ci sia la verifica e l'esperienza possa unirsi, ecco, così si crea l'apprendimento. Quando sei allenato da decenni, puoi anche vedere una frase scritta su uno schermo, perché sei capace di astrarre in epoche. Ma se sei un bambino, come succede oggi, nella cosiddetta nuova normalità, che viene portato all'apprendimento del linguaggio attraverso schermi che per giustificare la propria presenza davanti al bambino devono attirare la sua attenzione con movimenti così, colori, suoni, perché altrimenti un bambino non ha alcun motivo per stare davanti a uno schermo. Se incominci a assorbire contenuti soltanto perché qualcosa si agita davanti a te, non sviluppi la memoria, non sviluppi la capacità di mettere in epoche, non sviluppi la capacità di interagire con quanto hai in memoria e in epoche, integrandolo con la tua esperienza e verificandolo nell'arco di decenni. Quindi non impari nulla. Impari soltanto a ballare il balletto dell'informazione che ti dicono essere la cultura, così batti le manine, batti le manine. Ma quello non è apprendimento. Lo so, sono concetti che ti sconvolgono, soprattutto se arrivi da un'epoca di schermi colorati con la manina che fa ciao ciao, ciao ciao manina, effetti speciali, montaggio rapido. Io uso apposta sempre la stessa camicia, lo stesso ascot, lo stesso panno verde, apposta, in modo che ogni video straordinariamente diverso e principio per ulteriori approfondimenti possa rivelarsi significativo per te se lo afferri, lo conquisti, lo metti in memoria, in epoche, lo confronti. Questo è comunicare. Sono concetti fondamentali per vivere. Oltre a questo concetto ce ne sono molti altri di fondamentali per vivere in questo volume intitolato Osserva, capisci, agisci, che ti fa ripassare quanto ti ho appena detto. Osserva, capisci, agisci. Osserva. Non stai lì a far lo spettatore. Sii tu un osservatore attivo che va a cercare le informazioni. Osserva, capisci, agisci, volume 4, con le domande di come la vita quando ti sorride.